Hanno capito dove erano i soldi e se li sono andati a prendere, martirizzando il sogno di collegare i monti al mare. È duro il consigliere regionale Antonio Blasioli, il quale, a proposito della cosiddetta Mare Monti, di cui si parla da sempre, stigmatizza quello che invece ritiene il silenzio dell'amministrazione comunale di Penne e soprattutto il rischio che i fondi destinati a quel collegamento viario vadano altrove o si perdano del tutto. La situazione è drammatica perché, diciamo, è un appalto che ha avuto molte traversie, pensato nel 1998, nel 2001, nel 2008, 2007, 2008 cominciano addirittura i lavori, poi c'è il famoso processo della Loreto Penne e poi c'è l'insediamento di questa giunta regionale che con tre delibere è andato a martoriare sostanzialmente i fondi del Masterplan, patto per il Sud, che l'amministrazione regionale D'Alfonso aveva aggiunto ai 29 milioni iniziali. Quei 7 milioni sono venuti meno. Prima con una delibera del 25 di marzo, 2 milioni e 25 mila euro per rifare le strade per il Giro d'Italia, 250 mila euro poi l'8 di aprile per il comune di Tortoreto che aveva già cominciato invece i lavori sempre per il Giro d'Italia e da 2 giorni abbiamo questa nuova delibera che toglie gli ultimi 4 milioni di euro. Con una particolarità rispetto alle precedenti e smentendo anche quello che D'Annunzio aveva detto anche in consiglio regionale, e cioè che questi fondi non verranno più ripristinati. Non si tratta di uno spostamento momentaneo di questi fondi, ma di uno spostamento definitivo di questi mondi che fa venire meno tutti i sogni, insomma, di un collegamento tra le aree interne e le aree vestine verso Penne e verso il mare.